automatico per cambiare. Pronti? 2-4 sono pure da arena. Andrea, allora, due grandi squadre, la classifica dice questo, dove sono date battaglia, un tempo di equilibrio, forse meglio loro all'inizio del secondo tempo, ma calcio così, errore, li avete puniti, poi avete difeso molto bene, insomma, soffrendo il giusto senza avere occasioni clamorose. Sì, è stata una partita difficile, complicata, è stata una vera e propria battaglia, credo. Prima di tutto vorrei ringraziare intanto il grande pubblico che si è presentato oggi al Cabassi, perché aveva veramente una cornice pazzesca, ma soprattutto i compagni di squadra, chi non ha potuto entrare, chi è dovuto andare in tribuna per il sovrannumero in cui eravamo. Erano partite che in queste quali vogliono giocare tutti e so il dispiacere che si prova. Quindi il primo pensiero va loro. E poi sì, è stata una partita decisa dagli episodi. Spesso queste partite vengono decise dagli episodi e siamo stati bravi a portarlo a nostro favore. Lì in mezzo con Alluci e Rapai è stata veramente una sfida campale, no? Voi tre, tu a ricucire, spesso gli uno contro uno. Sì, c'erano tanti duelli oggi in mezzo al campo. Siamo stati bravi, dai, oggi c'era un po' da mettere l'elmetto o perlomeno da alternare un po' le cose, alternare momenti dove fare il nostro gioco a momenti dove veramente c'era da tirar giù l'elmetto e battagliare. Siamo stati bravi. Tu che sei un po' uno degli esperti del gruppo, cosa cambia da cacciatore a lepre, cioè diventare adesso lepre dopo 7 mesi? Non cambia nulla, perché sinceramente non ci siamo mai sentiti cacciatori. Noi abbiamo sempre guardato a casa nostra, sappiamo da dove siamo partiti, sappiamo tutto quello che abbiamo passato, i momenti difficili, quindi non cambia esattamente nulla. Oggi obiettivamente è stata una bella giornata, ce la siamo goduti, ce lo siamo detti prima della partita, godiamocela perché è bella. Però da oggi, da stasera, da domattina non cambia veramente nulla. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, spingere forte in allenamento, fare quello che abbiamo fatto fino a venerdì e pensare partita per partita.